Spiagge sovraffollate, app inutilizzate, niente controlli, assalto alle spiagge campane nell'ultimo weekend di giugno, lidi pubblici quasi ovunque sovraffollati da Capri a Ischia, passando per Procida e la costiera sorrentina. Noi abbiamo registrato in questo weekend, di fine giugno, un aumento esponenziale, diciamo, dell'arrivo dei turisti a Capri. C'è stato un bel po' di inizio anche agli imbarchi. Ombrelloni che si toccano tra loro, bagnanti ammassati sulla battigia. A Marina Piccola di Capri sono solo uno degli esempi di come siano andate le cose sui litorali campani e sulle isole. Il distanziamento sociale fra i bagnanti viene meno, perché c'è un litorale che a Capri. Tra l'altro le spiagge pubbliche sono piccole e sono minime, diciamo, come estensione territoriale. Le associazioni di categoria chiedono più controlli per scongiurare il caos pieno in alta stagione. Bisogna farsi carico di un maggiore controllo sul territorio, e tra l'altro vanno indubbiamente potenziate gli organici delle forze dell'ordine presenti sull'isola. È una questione di controllo del territorio. Vanno effettuate le verifiche, diciamo, sul posto, ma addirittura qualcuno mi ha segnalato che non stanno prendendo la temperatura, tra l'altro.